Siamo all'Istituto Tecnico Agrario per la tavolata di San Panfilo. Siamo con Panfilo D'Ercole, uno dei responsabili del Comitato Feste. E Panfilo, da quanto tempo c'è questa tradizione e soprattutto com'è nata, qual era lo spirito della tavolata di San Panfilo? La nostra chiesa, intitolata al Santo Patrono, è del 1300, diciamo questa tavolata risale più o meno al 1600. Veniva fatta negli anni passati per le persone, le famiglie più povere, meno abbiette del paese, che venivano invitate, diciamo, dalle famiglie più diciamo che erano più benestanti per solidarietà, e quindi veniva offerta a queste persone diciamo questo pranzo di San Paolo, quindi veniva detta la tavolata di San Paolo. Negli anni questo si è modificato e si è arricchito, chiaramente. Ecco, oggi come si svolge la tavolata di San Panfilo? Qual è lo spirito e chi sono gli organizzatori? Lo spirito diciamo è cambiato, è un modo diciamo per stare insieme, perché in questi giorni di festa tornano a Cerni tante persone che adesso vivono fuori diciamo regione o addirittura dall'estero. C'è infatti da noi un esimio cittadino che vive in America e che ogni anno torna proprio per la tavolata di San Panfilo. Ora quindi andremo ad intervistarlo. E ci porta spesso diciamo dei bei soldini, dollari americani per la festa. In più arriva qualche giorno prima, ci dà anche una mano per fare la questa e portare i taralli di San Panfilo, che è un'altra diciamo tradizione, che viene, questi taralli vengono fatti, benedetti dal parroco e poi consegnati a tutte le famiglie del paese. Dicevo prima che questa, diciamo, la tradizione è stata mantenuta, ma giustamente si è evoluta sia nella qualità e nella quantità dei prodotti che vengono poi consumati nella tavolata, e sia perché è un momento in cui, come dicevo prima, tanti cittadini che sono andati via dal paese, che vivono o nei paesi limitrofi perché si sono spostati per cercare lavoro o diciamo da altre regioni, che tornano e si incontrano, è un'occasione per ritrovare la conviviale, per ritrovare diciamo e riscoprire diciamo quelli che sono rimasti qua, insomma, rivivere insieme diciamo le tradizioni del paese. E vogliamo ringraziare i membri del comitato? Ecco, questa è una festa che viene fatta, si diceva quando si andava a fare la questa, cercando, cioè come i frati cercatori. Noi andiamo in giro per le famiglie del paese a fare la questa. E per fare questo ci vuole parecchia gente, ci vuole parecchio lavoro, e soprattutto poi quando si fa la tavolata ci sono diverse, e ogni anno si forma un comitato di 20-30 persone, più in questa situazione particolare diciamo che c'è da lavorare parecchio, ci sono altre persone che ci vengono a dare una mano, quindi è grazie al loro apporto, alla loro disponibilità che possiamo diciamo realizzare questa festa, ma anche le altre che poi si succederanno, sia per San Panfilo o altre feste patronali. Perché a questo appuntamento seguiranno altri eventi nei prossimi giorni, che si concluderanno poi le festività con la serata del 29 a Sant'Emidio. Sì, c'è la fiera tradizionale di San Panfilo, che è il 27, e in quel giorno, come tradizione, con la banda, una volta si usavano, c'erano i carichi di San Panfilo, che era tradizionalmente si portavano le offerte che si facevano, che era il grano, le uova, sui muli, e si faceva la sfilata per il paese. In questa occasione noi a Cerni consegniamo i taralli dentro il paese con la banda e distribuiamo tutti i taralli lungo il corso di Cerni. Poi chiaramente ci sono proprio il 28 c'è la festa di San Panfilo con le cerimonie religiose e con la tradizionale banda, perché da noi, da quando c'è San Panfilo, la festività di San Panfilo, sono venute a suonare le migliori bande che abbiamo diciamo in Italia.
generalmente arrivano dalla Puglia perché sono quelle più attrezzate. Poi c'è la festa, c'è il copatrono, c'è la festa di Sant'Emidio il 29, dove ci starà sempre la parte religiosa e la parte ludica, diciamo, con un'orchestra di musica, diciamo, pop, diciamo, musica leggera. Poi successivamente, diciamo, l'ha detto prima Don Domenico, questo comitato farà anche tutte le altre feste, quindi San Nicola 13 maggio, il 20 giugno San Silverio. Una parentesi su San Silverio: c'è stato un periodo di tempo che San Silverio è stato il padrono di Cerni, c'è stato San Panfilo, un periodo di tempo San Silverio e poi è tornato San Panfilo in voga. Magari approfondiremo anche questo aspetto prossimamente. Sì. E poi il tutto per quanto riguarda le feste religiose si concluderà ad agosto con la Madonna della Strada, il 15 e 16 agosto. Si chiama Madonna della Strada perché il santuario è situato al limite del vecchio trattur, dove passavano praticamente, erano le vie del passato, adesso le vie del futuro sono quelle del cielo, e adesso, allora c'erano i tratturi dove praticamente passavano sia le persone che i greggi o gli animali che facevano la transumanza, e lungo questi tratturi a Cerni c'era questo, diciamo, santuario che era della Madonna della Strada, che serviva a far riparare sotto i portici della vecchia chiesa i viandanti, e dove si ristoravano e pregavano la Madonna della Strada, del viandante, perché proteggeva il viandante. E qui finiscono le feste, diciamo, cernesi religiose. Poi... Benissimo Panfilo, io ti ringrazio e ora andiamo ad intervistare i partecipanti a questa bellissima tavolata. E siamo con il cuoco Gianfranco Pietropaolo che ci illustrerà i piatti che sono stati preparati. Sì, come da tradizione ogni anno facciamo un antipasto misto all'italiana, e poi c'è un bel primo di rigatoni al ragù, lo spezzatino in umido di agnello con i piselli, i peperoni, ed infine chiudiamo con la porchetta, l'insalata, frutta e dolce. Quante persone avete servito oggi? Ma oggi ne abbiamo servito circa 250, può variare di anno in anno, più o meno, insomma, circa da 200 a 300 pasti. Orientativamente un bel gruppetto. Sì, un bel gruppetto, ma anche divertente a volte. Siamo con il signor Ugo Umile. E Ugo è fuori in America da 58 anni e sono ben 38 anni che torna a Cerni per le festività di San Panfilo. Signor Ugo, come ha visto cambiare nel tempo le tradizioni per le feste del patrono di Cerni? Ho visto sempre che ogni anno migliora la festa, più gente, la festa è stata sempre bella, che tutti i paesani, tutti gli amici e i parenti, è una grande festa, sempre. Lei tornerà anche l'anno prossimo? Sì, come no, sì, ogni anno vengo. Solo se succede qualcosa che non posso venire, se no è la mia devozione di tornare al paese per la festa di San Bambino, sì. Grazie.